Il racconto, insomma, parte da lontano. Io posso raccontare quelle che sono state le esperienze, insomma, degli ultimi, almeno gli ultimi 10 anni. Ci sono stati eventi drammatici per Genova, per la Liguria. Io penso che il momento in cui il nostro racconto è stato particolarmente sentito dalla popolazione ligure sono stati in particolare tra gli ultimi avvenimenti più drammatici, quello del 2011, quando ci fu l'alluvione prima nelle Cinque Terre in Val di Vara e poi a Genova, con vittime, con un disastro che è stato insomma, raccontato minuto per minuto. È stato, insomma, anche emotivamente complicato, ma sicuramente, insomma, ci è stato riconosciuto che in quei momenti abbiamo svolto un servizio pubblico legato al fatto che abbiamo dato informazioni che era difficile per tutta la popolazione raccogliere. Eravamo il punto di riferimento dei sindaci, degli amministratori, della protezione civile. Cioè, abbiamo raccontato con decine di ore di diretta quello che stava accadendo. È successo nel 2011 e poi si è ripetuto nel 2014 a Genova, ma praticamente negli ultimi anni, ma già da prima, ma soprattutto ancora da quell'episodio in poi, da quello del 2011 in poi, si è rafforzato il racconto non solo delle situazioni di grave emergenza, ma anche quando è partita un po' la concezione dell'allerta meteo, è iniziato anche la sensazione che noi dovevamo esserci anche in una situazione di prevenzione, cioè dare informazioni quando scattava l'allerta e in certi casi anche quando non scattava, perché, insomma, l'esempio del 2014, che poi magari ti racconto bene, è stato emblematico, perché insomma, abbiamo visto condizioni meteo molto difficili, non c'era allerta, però noi eravamo già in diretta a raccontare quello che sarebbe potuto accadere e poi di fatto è successo. Comunque, 2011, diciamo così, è stato un momento in cui prima nelle Cinque Terre e dopo circa 10 giorni a Genova abbiamo percepito che il nostro ruolo era davvero importante, perché tantissima gente ci chiamava in diretta, alcuni ci segnalavano quello che stava accadendo in determinate zone che gli stessi amministratori non riuscivano a sapere. Quando è successo il disastro nelle Cinque Terre, ricordo che mi trovavo proprio nel Levante della Liguria, avevamo avuto dalla Protezione Civile della Spezia le prime informazioni che si stavano verificando dei disastri, che c'erano pesanti allagamenti, che c'era il rischio che qualcuno potesse perdere la vita in quella situazione. Avevamo in quel momento il collegamento telefonico con l'assessore regionale di allora, che non sapeva di fatto nulla di quello che stava accadendo. E questo perché noi avevamo ormai instaurato, abbiamo messo in campo una macchina interna nostra che ci consentiva di avere in tempo reale tutte le notizie. Significa sentire i sindaci, sentire la gente del territorio, avere contatti strettissimi con tutti e poi essere diventati un punto di riferimento. Ci portava a una situazione in cui erano gli stessi cittadini, sono ancora adesso gli stessi cittadini, a segnalarci quando sta succedendo qualcosa. Sta piovendo fortissimo e ci arriva la mail, ci arriva il messaggio su Facebook, ci arrivano i messaggi in tutti i modi, ci arrivano le notizie in tempo reale, in certi casi addirittura prima che arrivino agli amministratori, ai vertici magari della politica. Stile Primo Canale credo che sia molto chiaro, cioè la prima cosa che cerchiamo di ribadire tutte le volte è quello di non creare allarmismi, cioè spiegare cos'è un'allerta, perché chiudono le scuole, perché ci sono determinati provvedimenti che vengono presi. Andiamo in diretta, ma non lo facciamo per scatenare la paura, lo facciamo perché, come detto prima, c'è il bisogno di informazioni, c'è la sensazione che, insomma, è necessario un servizio di informazione capillare, di raccolta dalle amministrazioni, della protezione civile, dal meteo su quello che accade, e trasmettere queste informazioni ai cittadini. Poi ci sono le questioni delle scuole, quando scatta un'allerta
decine, centinaia di cittadini chiamano, dove le scuole sono aperte, domani le scuole sono chiuse, perché aprono, perché i negozi, i centri commerciali, cioè su ogni tipo di situazione ci viene chiesta un'informazione, ancora di più ci accade sulla viabilità, sta succedendo, insomma c'è una precipitazione, una bomba d'acqua, non c'è di metà zona, quella strada è percorribile, insomma ci chiamano da ogni zona della Liguria. E quindi è l'informazione quella che ci viene chiesta, non c'è la voglia di fare sensazionalismo, assolutamente, c'è però la consapevolezza che insomma c'è bisogno di informazione. La diretta scatta generalmente quando c'è l'allerta che viene diramata, qualche anno fa era l'allerta numerica, allerta 1, allerta 2, poi è diventata allerta colorata, allerta gialla, arancione, rossa, ovviamente quando scatta l'allerta rossa si va immediatamente in diretta e si racconta nel pre, nell'attesa e poi nel durante, più o meno la stessa cosa vale per l'arancione che è considerata per certi tipi di fenomeni meteorologici la massima allerta, per i temporali per esempio. Quando scatta l'allerta gialla manteniamo comunque le fasce di diretta che sono previste durante la giornata, ma la cosa che insomma ci ha caratterizzato nel tempo è anche quello di essere riusciti a capire in certe situazioni in cui non c'era nessuna allerta, come nel 2014 quando a Genova il sindaco era a teatro, la protezione civile era chiusa, noi avevamo visto che c'erano situazioni meteo molto critiche, avevamo visto nella mappa dell'ARPAL una striscia viola che dal mare saliva verso la costa e ci siamo allarmati perché avevamo già visto che c'era stato qualche temporale, abbiamo deciso di andare in diretta e abbiamo raccontato minuto per minuto quello che è accaduto. Poi purtroppo ci furono le precipitazioni pesantissime che colpirono Genova, il Ferreggiano esondò, il Bisagno esondò, ci furono vittime, ci furono dei disastri. E allora noi insomma avevamo ricevuto tantissime telefonate, tantissime persone che ci chiamavano, ci seguivano in diretta e ci aggiornavano in tempo reale, mentre le nostre telecamere di fatto avevano seguito in tempo reale le esondazioni dei corsi d'acqua. È un lavoro di squadra, è un lavoro di squadra nel senso che insomma non siamo una televisione con centinaia di dipendenti, siamo poche decine, però ci si organizza, si fa squadra, si organizzano i turni, ovviamente il direttore insieme al responsabile del personale, ma c'è un grande gioco di squadra perché c'è la consapevolezza che in certi momenti bisogna esserci perché ce lo chiede la gente. Allora insomma in poco tempo, appena scatta l'allerta, si organizzano le riunioni, si stabiliscono turni nei limiti del possibile perché poi alla fine in quei casi si è di fatto praticamente tutti in campo e insomma si cerca di essere presenti sul territorio, c'è il conduttore che va in diretta e ci sono i conduttori che comunque si alternano durante le ore di diretta, altri che sono in esterna a seguire le zone critiche, cercando anche di seguire le perturbazioni dove si spostano, solitamente da ponente a levante, poi c'è naturalmente il desk, il web, il sito per gli aggiornamenti minuto per minuto per raccogliere le informazioni e trasferirle. Al tempo stesso poi c'è la parte tecnica che si mette in moto, la regia, il personale, i cameraman, tutti gli operatori che si affiancano naturalmente il lavoro giornalistico e con un grande gioco di squadra si lavora per portare a casa queste dirette che sono molto impegnative. Però c'è una, ripeto, una consapevolezza che bisogna esserci perché ormai siamo diventati su questo fronte sicuramente un punto di riferimento. Ormai si va in diretta, ci sono le tecnologie che ci consentono di andare in tempo reale in onda, degli zainetti collegati alle telecamere, ma adesso semplicemente anche con il cellulare abbiamo la possibilità di trasmettere le immagini che sono in diretta attaccandoci un microfono, quindi o telecamera o telefonino, con questi mezzi ormai insomma, si va in diretta e si racconta tutto in tempo reale, quando c'è una diretta per un'allerta meteo non c'è il tempo di andare a montare, poi in post-produzione vengono realizzate delle cose, ma soprattutto live, perché c'è il conduttore che racconta
le telefonate che si prendono, gli inviati che dal posto raccontano quello che succede, quindi è tutto, insomma, non c'è filtro perché è fatto così. Ripeto, il concetto è lo stesso, c'è poi una post-produzione nel racconto del giorno dopo, si lavora un po' più nel dettaglio, ma essendo un lavoro prevalentemente di diretta, il materiale che esce sulla cronaca, su questi fatti, non c'è bisogno di andare a lavorare, ci può essere una copertina il giorno dopo che può, insomma, raccontare in modo, diciamo così, più toccante quello che succede quando ci sono disastri, eccetera, però alla fine sono le voci della gente, le telefonate che si raccolgono, i sindaci che vengono interpellati, la protezione civile, cioè un insieme di informazioni che arriva, diciamo così, in massa e viene gestita anche da una regia molto, molto organizzata, perché deve, insomma, continuamente coordinare una telefonata dopo l'altra, un messaggio dopo l'altro, ci sono anche le strisce, il crawl che mandano, insomma, notizie, aggiornamenti, numeri di emergenza, cioè tutte informazioni di servizio che sono fondamentali durante una diretta. Allora, in questo momento c'è Fabio Camenessa, che poi potete sicuramente sentire, insomma, vi può raccontare il dettaglio del suo lavoro, perché poi è molto legato anche ai social network che stanno diventando fondamentali. Noi moltiplichiamo le visite ogni volta che c'è un'allerta, cioè c'è una frequenza, proprio perché il primo canale è diventato un punto di riferimento in questo senso, e quindi, insomma, il grosso poi del lavoro lo fa lui. C'è una persona solitamente, una, due, tre, poi a volte, insomma, in base anche alle situazioni riusciamo ad avere anche qualche persona in più, però lui, diciamo, è quello che insomma, è più dedicato, è più informato, ha più conoscenza del mezzo, e quindi soprattutto nelle situazioni più delicate e importanti c'è lui sul campo.